Una canzone davvero bella, ricca di contenuti, che fa poi ben sperare nel futuro della musica italiana, perché come sappiamo la sezione giovani rappresenta il futuro. E qui si continua, stanno entrando gli ospiti. Chi c'è, ecco, l'ospite di questa volta? Stai vedendo qualcuno? Vi faccio sentire un po' di clamore che arriva qui davanti al teatro Ariston. È perfetto, dicevo, per quanto riguarda le previsioni, non so se avete già letto le notizie ANSA, oppure sì, vi posso dare io un'anticipazione. Sì, dici tutto, Antonella, perché sei lì per questo. Per il premio della critica, che è stato vinto da Cristicchi, perciò... È già stato vinto da Simone Cristicchi? Sì, sì, già hanno dato, oggi io ero in sala stampa e ci hanno dato già questa notizia, è stato fatto lo spoglio delle schede, è risultato Simone Cristicchi vincitore per il premio della critica. Perciò andrà lui il premio della critica. Si dice alcuni qualcosa invece dicono, per quanto riguarda il vincitore proprio assoluto, vincitore del festival? Assoluto, alcuni dicono che sia proprio lui. Non so se è compatibile vincere ufficialmente il primo premio, ma anche il premio della critica, ma è anche possibile in questa edizione che sta stravolgendo totalmente le regole. Io ho qui vicino a me, ne approfitterei per passarvelo, sì? Massimo Morini, direttore d'orchestra di Stefano Centomo, che ieri si è guadagnato un bel secondo posto. Ve lo passo subito. Sì, parlaci, fagli due domande. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Massimo Morini, sono direttore d'orchestra di Stefano Centomo, quello che è arrivato secondo ieri sera nella categoria giovani. Sì, sì, certamente. Alle spalle proprio di Fabrizio Moro, che esatto, era... Alle spalle è una parola decisamente un po' grossa, in quanto abbiamo saputo al televoto che Fabrizio ha preso 5 volte i punti che ha preso Stefano, per cui un distacco enorme, un vincitore assoluto, e tutti gli altri sono insomma a grande distanza. Insomma, finalmente un giovane, forse anche grazie a questa formula di decretare il vincitore dei giovani anche una sera prima, forse con una sera d'anticipo rispetto ai campioni, così hanno voluto anche mettere in salto più questi giovani, che spesso venivano relegati all'ultima ora e poi magari spesso passavano inosservati. Esatto, è una cosa molto intelligente, e soprattutto la gara è stata preservata, non è stata inquinata, sono stati messi gli ospiti nazionali nella serata, così avevano un'importanza determinante, però non distoglievano dalla gara mettendo altri big. Questa è una formula vincente di Baudo che ha fatto sì che l'attenzione pubblica generale e della giuria demoscopica e del televoto fosse rivolta solamente a questi 8 giovani, infatti più o meno nessuno sta discutendo, sui risultati siamo tutti d'accordo. Per questo è una cosa molto bella, perché penso che sia la prima volta che succeda nella storia del festival. Ci sono state aspre polemiche sempre, sono state certo battaglie intestine, diciamo proprio, rivalità incredibili, anche se magari delle mascherate, magari da finta amicizia spesso, come succede spesso in tante manifestazioni tipo Miss Italia. Questo qua, quest'anno mi sembra che veramente, lei mi sta dicendo con grande onestà, questo, il fatto che sia proprio una cosa, sia stata una cosa molto molto regolare e lineare. Abbastanza, soprattutto anche dal punto di vista che questi 8 giovani si sono uniti molto nell'arco di questi giorni, e non è assolutamente già tra di loro avevano determinato che Fabrizio avrebbe vinto, per cui non è stata né una sorpresa, anche la critica, ho dato premio della critica a Moro, per cui quando una cosa è ormai andata in questo modo la gara è finita, lui aveva vinto in partenza e si è creata un'altra piccola gara fra gli altri 13, che fortunatamente la canzone Bivio, che io ho arrangiato e diretto per Stefano, l'ha spuntata su questa Champions League. Perfetto, io speriamo di avere anche presto magari ospite in radio Stefano a presentare magari il suo disco, insomma la sua canzone. Sicuramente so che farà una promozione molto fitta, per cui niente di più probabile, è una persona, un ragazzo molto giovane, 19 anni, con le idee molto chiare, e soprattutto è l'autore di se stesso, scrive le canzoni, si scrive i testi e dice a noi già i principi con cui vuole che gliele si arrangi, perché è una persona con le idee chiare e determinate, una gran voce, bravo a suonare il pianoforte, insomma i numeri ce li ha tutti, questo comincia a lanciare, che vada tutto buon fine anche con l'uscita del suo nuovo album ad aprile. E comunque l'Italia ha bisogno di talenti di questo tipo, non è stata mai avara di talenti, speriamo che questo festival in qualche modo riscopra questo grande tesoro appunto talentuoso appunto dell'Italia. Me lo auguro, ripasso la linea a Antonella di nuovo. E a tutti gli ascoltatori di Radio Roma. Di nuovo, grazie a lei, ciao. Arrivederci. Eccomi tornata! Ecco Antonella! Eccoci!
mi hai passato il tuo, ti prego però di fare tu stessa le interviste, se eventualmente hai un hai qualche intervista da fare. Ecco, ti volevo... Sì, esatto, esatto. Ma io tra l'altro, ecco, da donna volevo dire che finora, insomma, vorrei anche qualche bella presenza femminile tra le vincitrici, speriamo sul podio questa sera, perché come avete visto, per quanto riguarda i giovani, soltanto presenze maschile, anche se devo dire tutti davvero bravi. C'era una grande spinta che arrivava dai giovani. E tra l'altro c'era anche una mia amica Romina Falconi, che insomma ha cantato benissimo. Romina Falconi, che tra l'altro sarà nostra ospite proprio in diretta fra circa mezz'ora. Benissimo, salutatemela tanto. Certamente. E ancora tanti in bocca al lupo, perché comunque è risultata davvero degna di questo. Antonella, ci fai sentire qualche impressione al caldo di qualcuno che ti sta intorno, qualcuno del pubblico? Allora, un attimo che vi passo delle bambine scatenate che stanno continuando a invocare. Fai tu stessa le domande, mi raccomando. Eccolo qua. Allora, ragazze, come andiamo? Chi pensate vincerà questa sera? Michel Hunziker! L'hai già vinto, l'hai già vinto, perché non è in gara. Secondo voi? Gigi D'Alessio. Vedo che sono molto preparati, mi stanno dicendo tutti gli ospiti. Un attimo, Antonella, perché a proposito di ospiti, io questo pomeriggio ero una delle poche elette a partecipare alle prove. E come sapete ci sarà John Stone questa sera tra i super ospiti internazionali, a parte che è stata simpaticissima perché si è presentata con un vestitino, calze a rete larga e tacchi a spillo. Però per decisamente i tacchi a spillo suonano un po', anche perché non fanno salire il groove necessario poi per muoversi e per dar vita a quella voce black che solo lei riesce a tirar fuori. Allora si è tolta le scarpe e ha cominciato a cantare soltanto così, scalza, una cosa che aveva fatto anche Elisa, se vi ricordate, nel 2001, quando con Luce poi ha stravinto. E a parte questo, è stata anche carina nei confronti di chi era lì seduto tra gli addetti ai lavori nelle prime file, e ha detto: che cosa volete che io canti, a parte il successo insomma del suo ultimo album. E tutti gli hanno detto Respect, e lei questa sera andrà ad interpretare proprio questa canzone, perciò confrontandosi con un mostro sacro come Aretha Franklin. Perfetto. Allora, sentiamo questi ragazzi intanto che cosa mi dicono. Secondo voi le previsioni di questa sera? Allora, io spero tanto che vinca Daniele Silvestri, perché la canzone è simpaticissima, veramente piacerà a tutti. La canzone davvero di Daniele Silvestri piace a tutti, va ad uniformare tutto il pubblico giovanile, ma infatti anche è dato un po' più grandi. Guarda, noi tutti gli anni abbiamo sempre dato la nostra previsione per quanto riguarda il festival. Pensiamo sempre, prima di riuscire tramite i nostri critici a sapere il vincitore, abbiamo sempre indovinato praticamente, da quando ho 8 anni che faccio questo speciale in radio. E praticamente quest'anno non l'abbiamo voluto fare, però tutti quanti danno per favorito Daniele Silvestri. Questa qua è una previsione ormai plebiscitaria, perciò non è assolutamente controllabile, e pensare che possa essere stata controllata. E noi ci associamo a questa cosa, e tra l'altro l'altra sera ha fatto un bellissimo duetto, mi sembra con Zarrillo Episcopo. Se non sbaglio. Sì. Anche questa sera non mancheranno le sorprese, i duetti, e poi tra l'altro anche la giuria di qualità, dove c'è Massimo Ghini, dove c'è Alessandro Dalatri, perciò molto cinema. E secondo me andrà a essere premiata anche proprio l'atmosfera che crea la canzone, perciò non soltanto l'interpretazione vocale, ma anche proprio se può essere una canzone adatta magari ad una colonna sonora di un film, per esempio. Devo dire che magari il brano di Daniele Silvestri è proprio quello che ti dà già l'idea dell'estate, l'idea magari di giovani che vanno in vacanza, che si divertono, euforia. Questo può essere magari il tema ricorrente di questo festival, di questa edizione. Cioè, diciamo l'unione tra il cinema, la musica, diciamo un'integrazione tra le varie arti che vanno per la maggiore qui, in arti dello spettacolo vanno per la maggiore. Perciò speriamo che ci sia la contaminazione tra musica e cinema, e che soprattutto che questa industria possa andare avanti come merita. Forse veramente questo, forse l'ingrediente, sono gli ingredienti giusti appunto per una ricetta vincente per quanto riguarda appunto il rilancio appunto di quello che è il talento innato appunto nella nostra, nel tessuto sociale dello spettacolo appunto italiano.
perciò il talento innato. L'Italia è messa da varie di artisti, basta girare i piccoli teatri e ne troviamo quanti ne volete, però spesso l'Italia ci propina personaggi di reality, personaggi magari che non hanno neanche valore artistico. Speriamo che si cambi canale, si cambi proprio, si giri pagina, si volti pagina su questa situazione e si cominci a dare più risalto, a mettere a fuoco più quella che è la cultura, appunto. La cultura dello spettacolo vera e non l'apparenza, non che ecco, vi sento che qui gli urli a volte sovrastano tutte le vostre voci. Va bene, Antonella, io ti ringrazio tantissimo per questo collegamento. Adesso ti godi il festival, poi tanto noi avremo i collegamenti all'interno del Teatro Ariston con Maria Pia Carlucci. E io ti saluto, ti ringrazio tantissimo e noi ci lasciamo adesso, ci congediamo da te e facciamo ascoltare al nostro pubblico proprio la canzone che ha vinto ieri sera la sezione giovani, appunto, Fabrizio Moro con Pensa. Grazie di nuovo Antonella e buona permanenza a Sanremo. Grazie Antonello. Ciao a Antonella di nuovo, grazie ad Antonella Salvucci. La linea passa alla regia, appunto, a Max Giurastante. Buonasera, che tra l'altro questa sera abbiamo iniziato un po' di corsa, non è neanche salutato, appunto, colonna portante ormai di questa trasmissione.